In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi. Automobili Carrozzeria Farina, affiliato Carglass, dal 1980 al vostro servizio. Siamo a Torino, in via Levone 6. Il secondo round stagionale dell'Ice Trophy 2019 ci porta nel cuore delle montagne olimpiche piemontesi. Pragelato è ormai un appuntamento classico di questa serie e nonostante la neve si stia facendo desiderare, il team guidato da Adriano Priotti ha come al solito preparato un tracciato all'altezza della situazione. La serie tricolore della specialità è iniziata nel migliore dei modi a Livigno, dove si sono presentati al via 37 concorrenti. Un risultato ulteriormente migliorato qui a Pragelato, dove è stato sgretolato il muro delle 40 presenze. L'impressione che questa serie riservata alle competizioni su ghiaccio abbia trovato la sua definitiva consacrazione. Lo dimostra l'interesse di alcuni grandi brand del settore dell'automotive, come ad esempio Yokohama. Ai nostri microfoni Giuseppe Pezzaioli, motorsport manager della famosa casa giapponese produttrice di pneumatici. Yokohama fornisce supporto tecnico e vediamo dal vivo la vera importanza dei pneumatici. 278 chiodi, 3 mm di sporgenza, guidando su un ghiaccio vivo è fondamentale riuscire a interpretare al meglio questo tipo di pneumatico, per cui i piloti sono molto vicini, molto combattuti e di conseguenza la possibilità appunto di avere sempre la gommatura giusta, capire quali usare, se pneumatici rodati o pneumatici nuovi, fa la differenza tra arrivare primo e arrivare secondo. Yokohama crede in questa serie dall'inizio, è un programma molto avvincente e lo riteniamo anche molto istruttivo e invitiamo tutti i piloti che fanno rally sia asfalto che pista a partecipare, perché essere capaci di dominare queste potenze su una superficie così con così bassa aderenza aiuta tantissimo nelle condizioni poi che troverai su asfalto e su terra durante le altre attività, per cui è, oltre a essere molto divertente, molto competitiva, è anche molto istruttiva e noi crediamo in questo. Tutti attenti e concentrati durante il briefing, che come al solito è il prologo all'inizio delle ostilità. Ma veniamo ai protagonisti. Come promesso a Livigno, vedremo in gara anche Gigi Galli, che in passato è stato pilota ufficiale del team Mitsubishi nel campionato del mondo rally e che non ha mai nascosto una particolare propensione per i fondi a scarsa aderenza. Il pilota valtellinese sarà al via su una Kia Rio. Uno stimolo in più per chi come Aldo Pistono, Sergio Durante, Ivan Carmellino ricoprono da molte stagioni il ruolo di principali protagonisti della serie promossa dalla BMG. Le prime schermaglie cronometrate partite con le prove libere fanno subito capire che questo sarà senza dubbio un weekend dagli alti contenuti tecnici e spettacolari. In queste prime battute si mette in luce Armando Bracco, deciso a riscattare la prova sfortunata in Lombardia. Il torinese mette il suo kart cross davanti a tutti, prendendosi soprattutto il lusso di precedere anche Gigi Galli, che sta prendendo confidenza con il tracciato.
Inizio promettente anche per Giovanni Saracco in gara sulla Mitsubishi, che fa meglio di Simone Firenze sul kart cross, e della Skoda Fabia di Alessio Bormolini, vincitore nella gara di casa a Livigno. Il secondo appuntamento dell'Ice Challenge 2019 entra nel vivo con le prime batterie di qualifica, dove, come previsto, sale in cattedra Gigi Galli. Il pilota di Livigno si dimostra subito perentorio e mette la sua Kia davanti alla Fiat Grande Punto di Ivan Carmellino. Alla Mitsubishi di Saracco. E alla Skoda Fabia, con la quale sono giunti in Piemonte Alessio e Michele Bormolini, che chiudono nell'ordine. Sergio Durante sulla Citroen DS3 e Luciano Cobbe sulla Skoda Fabia partono prudenti e chiudono questa prima fase in sesta e settima posizione, davanti alla Delta di Rudy Picciato e alla Mitsubishi di Alessandro Pettenuzzo, vincitore dell'Ice Challenge nel 2017. La prima giornata a Pragelato si conclude con la premiazione della stagione 2018, che ha visto la vittoria di Sergio Durante. Una temperatura di 6 gradi sotto lo zero e il tracciato in perfette condizioni anche la domenica per il via della prima manche, dove Gigi Galli conferma appieno le aspettative e fa segnare la miglior prestazione. Il pilota di Livigno riesce a contenere gli attacchi dello specialista Ivan Carmellino a bordo della Punto, mentre Michele Bormolini fa ancora meglio, anche se di un soffio, del fratello Alessio. Meno frizzante per Aldo Pistolo a bordo della Opel Astra, che chiude con il quinto tempo. Fra il kart cross, Simone Firenze sembra in gran forma e precede Armando Bracco. Sulla pista ice di Pragelato anche una gradita sorpresa, con la visita della campionessa olimpica Stefania Belmondo. Un saluto a tutti quelli che gareggiano per questo campionato italiano di velocità su ghiaccio. E sono una grande appassionata e quindi guardo molto volentieri questa gara. Arrivederci a tutti. Con le immagini siamo alla seconda manche, che non sembra cambiare i connotati iniziali. È ancora Gigi Galli il più veloce, ma alle sue spalle reagisce con decisione Aldo Pistono con la sua Opel Astra. In questa seconda manche, Michele Bormolini si conferma in grande spolvero e fa segnare il terzo tempo assoluto. Alle spalle del valtellinese figlio d'arte, chiude Rudy Bicciato con la Lancia Delta, seguito da Ivan Carmellino con la Punto e da Giovanni Saracco con la Mitsubishi. Alessio Bormolini non riesce ad emergere come nel primo appuntamento ed è solo settimo. Anche Sergio Durante sembra non avere la solita verve e in questa seconda prova cronometrata è nono. Continua la bella prestazione di Simone Firenze nella categoria riservata ai kart cross. Interessante anche la gara di Mara Capella, ritornata alle competizioni dopo un periodo di stop e presente su una Lancia Delta. Sentiamo le impressioni di alcuni protagonisti
prima della terza ed ultima manche. Ciao a tutti, ma sono appena sceso dalla macchina, mi sembra di aver guidato forte, non so ancora i tempi, però qui a Pragelato è una figata, vedo tanto pubblico, non è un clima eccessivamente freddo, bellissimo. Va bene, dai, bene, 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 la pista sta tenendo contro ogni aspettativa visto il meteo, ma siamo secondi, qua col buon fire ce le diamo a suon di centesimi, però molto bene, la pista è veloce, divertente, alla fine sicura nonostante la poca neve, quindi direi weekend veramente al top da tutti i punti di vista, organizzazione, concorrenti, spettacolo, competitività e risultati. La gara sta andando veramente bene, la pista è davvero bella, mi sto divertendo davvero tanto, la macchina sta facendo quello che voglio io, mi sto divertendo, speriamo di andare bene per il resto della gara. Fino adesso è andata bene, adesso abbiamo avuto un problema al cambio, purtroppo ci tocca fermarci perché viene da dentro, abbiamo provato a metterlo a posto ma non c'è modo, via. Purtroppo ci dobbiamo fermare, sarà per la prossima. Sta andando abbastanza bene, direi potrebbe andare meglio, ho fatto qualche errore, stiamo provando un po' di assetti per la macchina perché non riesco a trovare bene la sistemazione giusta come a Livigno, però diciamo che mi sto divertendo e il weekend è bello e sta andando avanti così bene, dai. Siamo cominciati abbastanza col piede giusto la mattina nelle prove libere e poi purtroppo nella prima manche abbiamo avuto un problema, abbiamo avuto un calo della turbina e abbiamo perso parecchio tempo. Adesso pensiamo di aver risolto e vediamo una seconda manche. Fin da ieri a Livigno anche abbiamo avuto un problema con il differenziale posteriore, penso che in questo momento non riusciremo a mettere a posto e pensiamo di risolvere per la prossima gara. Vediamo adesso la seconda manche come va. Abbiamo iniziato un po' male quest'anno, non sapevo se correre o meno e non ho preparato neanche la macchina e quindi di conseguenza si vede, no, che si è rotta subito, non avevamo la roba giusta, quindi è andata, la prima è andata. Questa invece per quanto riguarda questa abbiamo cominciato a mettere a posto un po' la macchina ma non è a posto come l'anno scorso. Ma sì, ci stiamo provando, adesso vediamo, la macchina ha bisogno di un bel setup, sono dei piloti fortissimi qua, macchine veloci, ci stiamo impegnando al massimo, adesso vediamo il risultato finale poi. Sì, siamo venuti per la seconda tappa del campionato italiano di ghiaccio qui a Pragelato e dopo l'ottima partenza in casa a Livigno che è andata molto molto bene dopo un primo assoluto e il terzo il fratello e siamo qui di nuovo con la Skoda Fabia R5 del team Colombi a vedere il proseguimento del campionato e, per confermare l'ottima partenza, esatto, come dicevi, e adesso stiamo andando abbastanza bene. Siamo lì a giocarci la lotta per il podio e dietro a Gigi Galli, il maestro compaesano, nostro amico con la Kia Rio da Rallycross, che lui è su un altro pianeta, per il momento è irraggiungibile. Sicuramente tornare, fare la licenza dopo vari anni e tornare col casco è una bella emozione, soprattutto dopo svariati anni. Come avevamo già anticipato a Livigno, la macchina è veramente molto nuova, per noi questa è una bella opportunità per fare i primi chilometri con la macchina che fino adesso sta andando molto bene in termini di guidabilità e di feeling. Devo fare un appunto e i complimenti all'organizzazione perché è tutto molto perfetto, si respira un'atmosfera che è di quelle che ci vogliono per questo sport. Che occasione all'autostrancia! Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat in pronta consegna e oltre 400 autovetture d'occasione aziendale e chilometro zero con dei prezzi che vi garantisco sono davvero imbattibili, come questa super offerta che abbiamo dedicato per voi su questa Fiat Tipo 5 porte, 1416 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo con un prezzo strepitoso, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, ci siamo 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica. Vi aspettiamo! L'interesse non sembra diminuire nemmeno alla via dell'ultimo decisivo impegno. Gigi Galli non concede spazio e vince anche questo ultimo round a bordo della Kia Rio. A seguire un ottimo Aldo Pistono sulla Opel, mentre Michele Bormolini fa ancora una volta meglio del fratello Alessio, entrambi sulle Skoda Fabia.
Saracco, Alessandro Pettenuzzo e Luca Cortellazzi, tutti sulle Mitsubishi, sono gli inseguitori. Si aggiungono Rudy Bicciato, Sergio Durante e Luciano Coppe. Fermarsi invece Ivan Carmellino a causa della rottura della trasmissione alla via della Manche. Il secondo appuntamento stagionale dell'Ice Trophy 2019 conferma il dominio dei piloti valtellinesi. Dopo la vittoria di Alessio Bormolini a Livigno e Gigi Galli a confermare una supremazia che al giro di boa del trofeo sembra sempre più marcata. Il nostro obiettivo era fargli fare i primi passi a questa nuova Kia da rallycross. La macchina si è comportata benissimo senza nessun problema, perciò siamo molto contenti, ci siamo molto divertiti. È un po' prematuro, spero di poter fare ancora qualcosa, lo sapremo nei prossimi giorni, teniamo accese le speranze. Qui a Pragelato, ottima la seconda posizione per Aldo Pistono. Un risultato conquistato grazie ad una seconda parte di gara molto concreta. Michele Bormolini sale sul podio finale e soprattutto precede il fratello Alessio, entrambi a bordo della Skoda Fabia. Rudy Bicciato riesce nel finale a superare Ivan Carmellino, fermato per un agguasto alla sua vettura. Mentre fra i kart cross, gara da incorniciare per Simone Firenze, autore del miglior tempo in tutte le manche. Ah!
c'è ancora il Master King, la sfida ideale per finire all'insegna dello spettacolo ogni appuntamento dell'Ice Challenge. Aldo Pistono si prende una bella rivincita nei confronti di Gigi Galli. Partito in prima fila, il pilota Opel approfitta di un'incertezza del valtellinese e prende la testa della gara, mentre Galli deve fare i conti anche con il genovese Durante, che lo passa con una manovra da brivido alla prima difficilissima S. Pistono vince così il Master King, seguito da Durante e da un ampiamente appagato Gigi Galli. Anche la variante delle frelle, esce Gigi Galli che tenta di portarsi a fianco Durante, sceglie una traiettoria più interna. Gigi Galli, staccatone di Gigi Galli che tenta di girare Sergio Durante, arriva di la stessa scena di prima, ma questa volta Sergio Durante. Prima di lasciarci sentiamo le impressioni di un soddisfatto Luca Meneghetti. Secondo appuntamento, siamo super super contenti, siamo tornati dove siamo nati, praticamente qui a Pargelato, con quattro volte tanto gli iscritti della prima edizione. Grazie a tutti, non dimentichiamo che questo è stato il weekend del Rally di Monte Carlo, quindi tanta gente era là, ma noi nonostante questo abbiamo avuto successo di pubblico, ma soprattutto successo di iscritti, e questo è un'iniezione di fiducia e di entusiasmo verso i prossimi appuntamenti. Adesso speriamo di una bella nevicata, di modo da avere anche il paesaggio invernale. E tra 15 giorni sempre qui a Pargelato, mentre stiamo anche già lavorando per l'edizione della Francia tra 3 settimane. Ringraziamo gli sponsor, ringraziamo tutti gli ufficiali di gara e la direzione gara in toto, perché comunque tutto è filato super liscio, abbiamo avuto anche il sole che comunque ci ha aiutato nelle temperature che non erano troppo basse. La nevicata sulla premiazione finale, che è stata quella ciliegina sulla torta, e niente, adesso avanti tutta. La stagione sul ghiaccio non finisce qui. Il 9 e 10 febbraio saremo ancora qui a Pragelato, in attesa della sfida finale il 16 e 17 febbraio a Serre Chevalier. Il ghiaccio è ancora bollente. Parola di Motor Week. Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat in pronta consegna e oltre 400 autovetture d'occasione, aziendali e chilometri zero, con dei prezzi che vi garantisco sono davvero imbattibili, come questa super offerta che abbiamo dedicato per voi su questa Fiat Tipo 5 porte, 1416 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi siamo al top della Tipo, con un prezzo strepitoso, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, ci siamo 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Vi aspettiamo! In collaborazione con Fiat Auto Francia, a Torino, da 50 anni accanto a voi. Automobili Carrozzeria Farina, affiliato Carglass, dal 1980 al vostro servizio. Siamo a Torino, in via Levone 6.